La sindrome delle apnee ostruttive è caratterizzata da pause nella respirazione durante il sonno, dovute all'ostruzione parziale o totale delle prime vie aeree. Non c'è solo il russamento. Per chi soffre di apnee ostruttive del sonno c'è anche il problema dell'eccessiva sonnolenza, difficoltà a concentrarsi e a memorizzare ed altro ancora. La sindrome delle apnee ostruttive in sonno è una condizione patologica caratterizzata da numerose interruzioni complete o parziali del respiro durante la notte dovuto al collasso, cioè alla chiusura delle vie aeree. Le cause più frequenti sono legate ad alterazioni anatomiche delle strutture del palato molle, della lingua, a una conformazione anatomica del collo che appare piuttosto largo e corto e a fattori di rischio legati per esempio alla presenza di obesità, al sesso maschile, all'età. È una condizione accompagnata da numerosi sintomi, tra cui il russamento, anche se il russamento non è sinonimo di apnea del sonno. Il russamento da solo non è una condizione patologica, mentre invece la presenza di apnea rappresenta una condizione patologica fortemente predisponente a problemi di tipo cardio-cerebrovascolare e a disturbi del sonno. La sindrome delle apnee ostruttive notturne in sonno è una condizione che ha numerosi sintomi. Tra questi, molti di questi sono di tipo neurologico. La sonnolenza sicuramente è il principale sintomo neurologico di questa malattia. Che cos'è la sonnolenza? La sonnolenza sembra ovvio, ma è quella condizione per cui si tende ad avere addormentamenti in una condizione in cui bisogna rimanere svegli. Ora, questa diventa eccessiva quando si traduce in veri e propri colpi di sonno o in difficoltà nel mantenere la vigilanza. Si deve considerare che questa condizione può colpire fino a circa il 40% della popolazione, la sonnolenza, e rappresenta uno dei sintomi cardine della patologia, oltre che altri disturbi del sonno come ad esempio l'insonnia. Altri fattori predisponenti ai sintomi neurologici dell'OSAS sono la presenza ad esempio di cefalea, di mal di testa, un mal di testa che si manifesta soprattutto al risveglio al mattino e che tendenzialmente è molto resistente anche al trattamento farmacologico più comune. Oltre ai sintomi neurologici che abbiamo citato, noi abbiamo anche altri disturbi, come ad esempio i disturbi cognitivi, i problemi di memoria, la difficoltà di concentrazione. Se poi queste condizioni si verificano in persone che hanno una predisposizione allo sviluppo di malattie neurodegenerative, come la malattia di Alzheimer o altre demenze, la presenza delle apnee del sonno può rappresentare un fattore che affretta, che rende più veloce il processo degenerativo e quindi la perdita di memoria. Ed è anche potenzialmente un processo correggibile e quindi necessario riconoscerlo quanto prima. Altri sintomi neurologici sono rappresentati ad esempio dal peggioramento di alcune condizioni neurologiche in cui le apnee del sonno possono associarsi, ad esempio l'epilessia. Quando una persona affetta da epilessia ha anche apnee del sonno, può avere un peggioramento del controllo delle crisi e anche altre patologie degenerative come la malattia di Parkinson, la sclerosi laterale amiotrofica, l'atrofia multisistemica. Le ricadute sociali e lavorative delle apnee del sonno e della sonnolenza diurna residua sono notevoli. Da una parte sono di natura sanitaria e riguardano ad esempio conseguenze metaboliche, peggioramento di diabete, di sindromi metaboliche, di obesità, non solo, ma anche peggioramento di condizioni vascolari, infarto, ictus, predisposizioni a gravi aritmie cardiache. Ma dall'altra parte ci sono almeno un 50% di costi non sanitari, legati per esempio alla ridotta capacità di concentrazione, ridotta performance lavorativa, con assenze anche sul lavoro dovute appunto alla sonnolenza. E anche incidenti. Questi possono avere una ricaduta sui costi molto elevata. Considerate che circa il 20% degli incidenti stradali è dovuto a sonnolenza diurna, circa un 15% dei costi sono invece dovuti a incidenti sul lavoro. Tutto questo può essere prevenuto trattando le apnee e trattando la sonnolenza residua. Una volta posta diagnosi di apnea del sonno, a seconda della tipologia e della severità, si procede con il trattamento. Il trattamento di prima scelta nella maggior parte dei casi è la ventiloterapia a pressione positiva, la cosiddetta CPAP, che dopo adeguata titolazione, cioè dopo aver capito lo schema e il tipo di apparecchio da utilizzare, viene prescritto e utilizzato al domicilio del paziente tutte le notti.
Poi abbiamo dei trattamenti di tipo odontoiatrico, per esempio dei bite, dei device endorali, delle terapie posizionali o anche delle terapie chirurgiche. Molto interessante è un approccio sempre più recente riguardante la sonnolenza diurna residua e i disturbi cognitivi con alcuni farmaci che sembrano dare dati interessanti sull'approccio su questi aspetti della malattia. Conosciamo tutti la gravità della pandemia che ha colpito tutto il mondo quest'anno e che ha reso sempre più difficile la gestione di patologie non Covid in ambito ospedaliero e anche ambulatoriale. La telemedicina e la condizione attuale deve essere una sorta di occasione per lo sviluppo di un approccio diversificato a determinate condizioni. Tra queste, la sindrome delle apnee notturne sicuramente rappresenta una delle condizioni che si gioverebbe maggiormente della gestione in telemedicina. Il percorso diagnostico e terapeutico iniziale sicuramente deve svolgersi in ambito ambulatoriale e ospedaliero come si è sempre svolto, ma i follow-up e la rimodulazione, per esempio, di aspetti terapeutici legati alla ventiloterapia, ma anche legati alla gestione della terapia in genere delle apnee del sonno, può essere ampiamente rimodulata con telemedicina, evitando quindi spostamenti anche molto onerosi di pazienti dai centri di residenza ai centri che si occupano del trattamento e della revisione dei follow-up della patologia.